Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questa sera, come potete vedere dalle inquadrature, video di acquisti. Sono gli acquisti che ho fatto più o meno nell'ultimo mese. Variano un po' tra borse, scarpe, prodotti di make-up. Quindi sedetevi con calma e godiamoci questo video. Prima cosa che voglio far vedere non è un acquisto, ma è un regalo. Un paio di scarpe, un regalo che mi ha fatto mia zia. Sono un po' particolari rispetto ai miei gusti, però alla fine mi sono piaciute e le ho già messe anche un paio di volte. Sono della Laura Della Riva. Se vi interessa, vi lascio giù nell'info box il link al suo sito. La scarpa si chiama Intreccio Cuoio, sfondo bianco go. Sono un paio di stivaletti, ovviamente numero 40 perché io porto 40. Eccole qua. Sono un cuoio intrecciato con banda elastica qui e borchiette e poi questo che sembra un aggancio per dei laccetti che non ci sono. La para è come diciamo le All Star, le Converse bianche, l'ho già sporcata perché l'ho già indossate e ha la cerniera laterale, quindi si indossa con molta facilità, si tira su e via. Sinceramente, appena le ho viste, ho intrecciato il naso, nel senso che non rispecchiano molto il mio gusto in fatto di scarpe e stivaletti. Però poi le ho indossate e mi piacciono tantissimo con i jeans, diciamo, né quelli troppo stretti perché si chiudono qua sopra e quindi mi tagliano e non mi fanno impazzire, ma quelli leggermente più comodi, quindi quasi a sigaretta, neanche quelli, come si chiamano, i boyfriends, quelli sono terrificanti, non li metterò neanche sotto tortura. Comunque con quelli a sigaretta, diciamo vecchio stile, stile sigaretta anni 90, quelli mi piacciono molto, quindi l'ho già messa un paio di volte, sono carine. Non ve le mostro al piede perché sinceramente non è una scarpa estiva che si deve vedere bene come calza, quindi preferisco evitare di mostrarla al piede. Non per qualcosa, ma perdo solo un po' più tempo poi per montare il video, mi scoccio sinceramente, non me ne vogliate. Se le volete vedere indossate, lasciatemi un commentino, magari farò un video sulle scarpe che ho e quindi vi le mostrerò. Poi, borse, ho preso un paio di borse al mercato su una bancarella dell'usato. Spesso e volentieri vado a bazzicare io e mamma andiamo a bazzicare su questa bancarella e a volte si trovano delle cose molto carine. La prima che voglio mostrare è questa cartella di Naio Leari, è in cuoio con fantasie fiorellose con il manico così che io adoro. Veramente ne vorrei prendere anche io. Questa è la mia terza cartella. Ne ho una grande nera, una molto piccola rosa e questa è la mia terza cartella. L'unica cosa che non mi piace è che per aprire bisogna sganciare, non ha le clip, non ha nulla, quindi ci vuole un attimo di pazienza per togliere proprio la fibbia, diciamo, se fosse la fibbia, come si chiama? La cintura. Comunque si apre così, ha anche la sua tracolla che si può anche sganciare, quindi se si vuole si può togliere, si può mettere, e dentro è fatta così, ha uno spazio grande qui senza altre cerniere e uno un po' più piccolo qua. La adoro, è troppo bella, non vedevo l'ora di mostrarla in video per poter poi iniziarla a utilizzare. È stata lì tipo per 2 settimane, sì, un decina di giorni, quindi ora la mettiamo in funzione. La seconda borsa che abbiamo trovato è vintage, è stata anche utilizzata, però appena l'ho vista me la sono immaginata durante le feste di Natale, anche se è un po' rovinata, l'ho voluta acquistare. E questa è una Louis Jo originale, è nera, diciamo che è una borsa da signora, non è tanto da ragazza. Comunque è nera con il maculato e la bretella è diciamo a metà strada, non è proprio a mano ma non è neanche a spalla, è quasi da gomito che non è che mi faccia impazzire. Poi ha questa
questa chiusura, quindi si apre un attimo, si è incastrata, si gira così e si tira sulla pataletta ed è dentro così, ha le varie taschine. Alla fine non è rovinatissima, potrei portarla da un calzolaio per farla riparare perché si è rovinata leggermente qua la pelle e qua dietro. La borsa di per sé è in ottime condizioni, anche il manico, che è la prima cosa che si va a rovinare. Quando l'ho vista non ho saputo dire di no e me la sono immaginata quest'inverno durante le feste di Natale. Quindi questi sono i miei acquisti tra borse e scarpe. Ora passiamo a acquisti più da più beauty. Allora, prodotto acquistato e già utilizzato, però non ve l'ho mai mostrato perché non c'è stata proprio occasione, ed è un acquisto che ha fatto mamma ma che utilizziamo, è una piastra della bellissima di Imetec, è la spazzola quella rotante. Come si chiama? La piastra rotante con innovativa tecnologia automatica. Allora, è una piastra, ve la faccio vedere perché tanto già l'abbiamo utilizzata, poi farò anche la recensione. Praticamente, se si vuole sganciare, la ragazza non si vuole far vedere oggi, va così. Comunque questa spazzola vi lascio giù nell'info box, questa piastra, il link che vi rimanda alla pagina Imetec, il sito Imetec, quindi la potete vedere bene anche lì. Chiedo scusa ma ho un po' di mal di gola in questi giorni, anzi la settimana scorsa sono stata anche in malattia perché stavo veramente male. Comunque questa è la piastra, la spazzola. Non ci sono capelli? No, ok. Quindi va chiuso il capello all'interno così, premuto e pulsante, scivolato e vi piastra i capelli. Mi piace molto, la sto ancora studiando, poi appena ho le idee chiare, ovviamente vi farò una recensione dedicata al prodotto. Non so se un video apposito dove farvi vedere le varie possibilità d'uso, perché oltre che come prodotto per allisciare i capelli si può dare anche tanto volume, si può arricciare, si può fare un liscio con dei movimenti, si possono fare le onde, le modalità di utilizzo sono tantissime, quindi probabilmente farò un video recensione completamente dedicato. Continuo a tossire, ma sto male. Poi sono passata dai cinesi e ho acquistato, questo prima di Halloween li ho già utilizzati, dei guantini in pizzo nero. Li ho usati solo la sera di Halloween, praticamente li ho già rotti, non so come ho fatto. Vabbè, sono così e così. Comunque mi sono vestita da quest'anno mi sono vestita da strega. Avrei voluto fare il video ma non ho avuto il tempo, magari lo farò per un'altra occasione, per Halloween scorso. Ah sì, eccola qua, si è bucato sul pollice, devo dare un puntino. Appena l'ho visto ho fatto no, sono miei, c'erano anche quelli a lunghi, ma ho pensato vabbè, tanto comunque porterò una maglia con le maniche lunghe perché comunque siamo stati in giro, e allora ho preferito prendere questi guantini qua corti. Ok, fermi qua. E poi ho preso un attimino un cerchietto in dorato molto elastico, perché su voglio incollarvi la fascia a treccia, perché la fascia mi scappa sempre qua dietro e quindi non me la sto godendo, ce l'ho là e non la utilizzo, quindi la voglio incollare qui, che sarà molto più facile utilizzarla, che non la sto proprio utilizzando. E poi ho preso questo porta sapone, credo era nella parte dei saponi, a forma di cuoricino. Non l'ho comprato per appoggiarvi il sapone ma per utilizzarlo come appoggia bijou della giornata, perché ora li tengo buttati su questa scatola rossa che vedete dalle mie spalle perché non ho dove metterli. Quindi ho pensato a questo, ora non so se utilizzare la parte più grande oppure quest'altra parte un po' più piccolina, mo vedo.
c'ho da decidere, poi la lascio grande così. No, devo vedere. Quindi questi sono i miei acquisti dai cinesi. Poi sono passata da Idea Bellezza perché mi serviva il contorno occhi, perché sto usando un campioncino di Bottega Verde, e ho comprato dell'Equilibra Largan Giovinezza Naturale al 98% di origine naturale, contorno occhi senza parabeni, siliconi petrolati, PEG, oli minerali e paraffina con acido ialuronico. Beh, mi serviva, era anche in offerta. Quanto l'ho pagato? 7,50 euro. E sono stata omaggiata di un tempera matito della Deborah, però credo che darò a mia sorella perché so che è rimasta senza, ha rotto quello che aveva, non lo so, perché ogni volta che viene a casa poi viene a usare il mio, praticamente che lo scusa, lo sbolognerò a lei. Poi sono stata dal parrucchiere, come vi ho detto mi sono tagliata i capelli e mi sono fatta convincere a comprarmi uno dei prodotti che utilizzano loro, uno shampoo. Ho pagato 20 euro, che te pozzino, è della Paul Mitchell, Super Strong Shampoo, rinforza e restituisce, che cosa? Sicuramente non il denaro, è una bella confezione da 300 ml, non è testato sugli animali, lo inizierò a utilizzare appena mi finisce quello che sto utilizzando ora. Speriamo di farci bene e che mi dura anche per un po'. Poi gli ultimi acquisti, come sempre, nella bustina random, quindi butto mai e vi faccio vedere. Vabbè, uno sconsiglio non ci serve. Ok, quando sono stata a Vienna siamo andati ovviamente a trovare Sissi e mi sono presa il mio souvenir. Ogni volta che visito un posto mi acquisto sempre, prima acquistavo i portachiavi, facevo collezione di portachiavi, ora invece preferisco acquistarmi un bijou, qualcosa che metto, perché poi la collezione di portachiavi inizia a diventare un po' fuori misura, avevo 20 portachiavi, una sola chiave vicino e quindi ho detto no. Comunque ho acquistato questo ciondolo con cristalli Swarovski che riprende, c'è il riverbero della luce, non si vede bene, non so se si riesce a vedere, comunque riprende, vi faccio vedere anche dalla fotografia, queste applicazioni che aveva nei capelli che indossò Sissi, che io adoro l'idea storica e romanzata della principessa, comunque un charms da indossare diciamo che si può mettere sia su un braccialettino sia collana, è carino. Una cosa che avrei voluto, però costava un pochino, c'era la Parure orecchini e collanina, costava un pochetto, però ho preso questo qua che diciamo tra i pezzi che c'erano quello che mi piaceva di più e che non costava tantissimo, mi sembra che l'ho pagato intorno alle 10 euro o qualcosa del genere. Poi ho comprato della Dr. Scholl il Active Gel, quello per i tacchi, quindi le solette per i tacchi. Poi ho un paio di orecchini, me li ha presi mamma, un attimo che li è staccato, ve li voglio far vedere insieme, se collaborano sempre. Un po' ad albero di Natale, però sono carini, aspettate che li indosso così si vedono meglio, sono abbastanza delicati e non pesanti, non hanno il buchino per l'orecchio, te lo affianco a questo qua per il buco, ma hanno così la clippettina, aia, si è incastrato anche un capello, vabbè, non so se si riesce a vedere, è un po' bello vistoso, però me lo sono immaginato con i capelli raccolti carini sempre per il periodo delle feste. E ho deciso di, cioè, mamma mia, presi, quindi li metterò molto volentieri, comunque mi piacciono. Ho stato malissimo.
Ultimi acquisti sono, lascia qua dentro. Oddio, mi stava cadendo. Non so da dove sia uscito. È un delfino, portafortuna. Chissà dove è scappato in questa busta. Bellissimo. Che carino. Sono passata in un negozietto che rivende Astra. Mi sta finendo il contorno occhi, il correttore contorno occhi. Ho deciso di prendere questo della Astra. Fluid Cover Pen correttore liquido nella tonalità 01 classico con il pennellino. E poi sono passata all'MD, vabbè, ho preso delle tisane eccetera, ho preso due creme, una per le mani si chiama crema mani fresh, l'altra è una crema piedi emolientre e nutriente, mi erano finite quindi ne ho approfittato. Ok, questi sono gli acquisti dell'ultimo periodo, spero che questo video vi abbia fatto compagnia, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!